Buonasera telespettatori di Teleclub Italia, benvenuti alla trasmissione Parliamo nei ritratti. L'argomento di stasera parleremo di Ponte sullo Stretto e parleremo con l'ex ministro dei trasporti, il professor Alessandro Bianchi, che è in collegamento, che io lo ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, aver accettato il nostro invito. Per parlare di un argomento che in questi giorni, in questi mesi si è parlato tanto e si sta parlando e si sta continuando a parlare, per dire la verità si sta parlando da oltre 40 anni la realizzazione di questo, del ponte sullo stretto. Professore, benvenuto, grazie per aver accettato l'invito. Ricordo anche ai telespettatori che il professor Alessandro Bianchi, oltre che è stato già ministro dei trasporti, anche è stato rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e altre incariche illustri che ha avuto nella sua lunga carriera. Professore, buonasera e do il benvenuto alla trasmissione Parliamo nei ritratti, trasmesso a Teleclub Italia, canale 77 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi, grazie dell'invito che accolgo sempre volentieri, come sa lei Romeo, e poi l'argomento per me è particolarmente accattivante, quindi ho colto di buon grado, grazie ancora. Grazie a lei, professore. La realizzazione del Ponte dello Stretto è da 40 anni, come stavo dicendo in apertura di programma, che tutti i governi parlano e dicono che finalmente è la volta buona della costruzione del Ponte sullo Stretto. La società, ricordiamo ai telespettatori, la società dello Stretto è nata nel 1981 addirittura, ecco, poi nel 2013 è stata sciolta, quindi adesso è stata ripresa dal ministro Salvini, che è ministro attuale dei trasporti, e a tutti i costi dice che la priorità di questo governo è proprio la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Ma noi ci domandiamo, professore, che lei è stato ministro dei trasporti, ci domandiamo tutti quanti, oltre se è possibile la realizzazione di questa grande opera del Mediterraneo, ma gli italiani, specialmente gli abitanti del Mezzogiorno d'Italia, si sarebbero e si aspettano le opere più le opere prioritarie. Ricordo ai telespettatori che ancora non abbiamo l'alta velocità della ferrovia, non abbiamo completata al 100% la Salerno-Reggio Calabria e poi finendo poi in Sicilia, passando dall'altra parte della penisola, no, ancora la Messina-Palermo. C'è soltanto un binario soltanto e poi per collegare all'interno della Sicilia non ne parliamo. Ancora ci sono le vecchie littorine, quelle a gasolio che circolano per la Calabria e per la Sicilia. Com'è pensabile che si parla del ponte e non si parla di queste opere prioritarie che gli italiani si aspettano, stanno aspettando da oltre 40 anni? Allora, intanto la storia del ponte ha qualche anno in più, anche diciamo c'è almeno un centinaio alle spalle, ci sono documenti storici nei quali si dà notizia di questa nuova opera, però come lei ha ricordato, gli anni cruciali sono quelli diciamo dagli anni 80 in poi. E da allora è stato un susseguirsi di fasi nelle quali questa proposta di realizzare il ponte sullo stretto veniva rimessa in campo e ogni volta ci sono state addirittura delle inaugurazioni, qualche presidente del Consiglio venne per dire ormai stiamo partendo, insomma, nella mia lunga presenza all'Università di Reggio Calabria, che è data proprio diciamo, all'inizio degli anni 80 in poi, ho avuto l'occasione di veder parlare diciamo, mille volte di questa cosa.
studiato il tema dell'attraversamento dello stretto, diciamo dell'attraversamento, non del ponte, dell'attraversamento nelle sue diverse sfaccettature dal punto di vista scientifico. A metà anni 80 ci fu un importante progetto del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che era proprio il progetto finalizzato Trasporti, che dedicò una sezione che io ho avuto il compito di curare a appunto studiare i problemi dell'attraversamento dello stretto. Poi ho pubblicato anche alcuni libri sull'argomento. Molto più tardi, nel 2006, quando, come lei ha ricordato, sono entrato a far parte del governo Prodi 2 come ministro dei trasporti, ho messo un no secco fin dall'inizio. Tant'è vero che l'operazione è rimasta da lì in avanti, diciamo, bloccata. Il governo Monti, nel 2013, l'ha ricordato, fece un decreto per togliere l'arrefinamento da Torno. Ho fatto questo breve riassunto per dire che qualche mese fa, quando si è insediato il nuovo governo, il governo Meloni, ed è arrivato al Ministero dei Trasporti il ministro Salvini, ed è rispuntata fuori questa proposta, io devo dire, sono un po' trasecolato, perché mi sono detto ancora una volta, ma soprattutto mi sono, diciamo, meravigliato nel vedere, diciamo, la sostanziale inconsistenza di questa proposta nuova, cioè perché ripropongo a distanza, diciamo, 10 anni dal 2013, 2023, 2023, ripropongo una questione che era stata ormai accantonata. Ci sono elementi nuovi? Ci sono motivi per i quali questa cosa adesso può essere vista da un diverso punto di vista. La verità è che non è così. La verità è che ovviamente il ministro Salvini, che non credo sia un grande esperto di trasporti, ha voluto fare un'operazione di lancio, diciamo, di un tema che l'ha portato un po' alla ribalta, l'ha fatto comparire in parte prima, in parte anche adesso, sui giornali, sui media. Insomma, lui ormai è diventato l'uomo del ponte. Ne abbiamo avuti diversi. Adesso lui sta interpretando questo ruolo che gli dà un po' di visibilità. Ma detto questo, però, se noi ragioniamo chi sono, diciamo, i fautori di questa nuova proposta, e per la verità ci ritroviamo sempre di fronte alle stesse figure, alle stesse categorie che potrei riassumere brevemente, sono tre in sostanza. Ci sono gli imprenditori del settore delle costruzioni, che hanno un interesse fortissimo a che si possa mettere in campo un'opera faraonica come questa, che presuppone una spesa enorme, e loro, candidandosi ad essere i realizzatori, pensano di poter fare, come dire, affari per i prossimi 20, 30 anni, non si sa quando. No? Ecco, direi che con questa categoria di persone, che è la stessa di sempre, compresi quelli con i quali lo Stato italiano era in causa fino a che, con un decreto recente, lo Stato italiano si è ritirato dal contenzioso con questa impresa. Non si sa bene perché, vabbè. Ma con questi qui non potremo mai, come dire, ragionare. Loro pensano che si prepara un affare, quindi business is business, non c'è niente da fare. L'altra categoria di persone sono i politici. Politici a tutti i livelli, appunto a partire dal ministro, ma giù per i rami, fino ai presidenti delle regioni, fino ai sindaci dei comuni, molti dei quali sostengono questa ipotesi, ma lo fanno per una ragione del tutto evidente, si capisce anche dalle dichiarazioni che fanno, non perché hanno qualche motivo, qualche argomentazione per dire che questa è un'opera utile, un'opera che porterà benefici, no, lo fanno perché devono guadagnare voti. E allora va bene qualunque cosa.
sono anche loro in fondo in affari come gli imprenditori, un affare diverso, i voti sono voti e quindi se uno spara che vuole fare il ponte sullo stretto è possibile che guadagni un po' di voti. E poi ci sta anche una folta schiera di professionisti, soprattutto ingegneri, architetti, urbanisti e categorie simili, che dicono sempre che loro sono neutrali, non ho mai ben capito che significa, non entrano nel merito, aspettano solo di prendere qualche incarico, questa è la verità. Ecco, se, questo è, diciamo, il rassemblement, l'insieme di personaggi che hanno rilanciato di nuovo questa proposta, quindi niente di nuovo sotto il sole. Devo dire però che c'è anche una certa, diciamo, diffusione di consenso rispetto a questa proposta, a questo riemergere della proposta, da parte di quelli che sono in fondo gli utenti veri, finali, che sono i cittadini, gli abitanti, soprattutto gli abitanti di Reggio Calabria, di Messina, di Villa San Giovanni e dell'intorno in genere, ai quali viene, come dire, contrabbandato giornalmente il fatto che quando quest'opera si sarà realizzata, diciamo, migliorerà la qualità della loro vita, di cittadini, abitanti di questi luoghi, soprattutto migliorerà di molto la qualità dei collegamenti fra le due sponde. Ora, questo è un falso assoluto, è un falso che sostengono appunto i sostenitori, che viene propagato dalla stampa, soprattutto la stampa locale. Perché se un cittadino di Reggio Calabria, supponiamo che lavora a Messina e quindi giornalmente deve andare dall'altra parte dello stretto, dalla costruzione del ponte avrà solo dei danni, avrà solo dei benefici, cioè non è vero che si accorcerà il tempo per raggiungere Messina da parte di un reggino o viceversa, per una ragione molto semplice, una ragione comunque tecnica che nessuno spiega ai cittadini. Il ponte, per come è fatta, diciamo, l'orografia dei due versanti, viaggerebbe ad un'altezza di circa 70 metri sul mare, e quindi sarebbe nei punti di partenza, sia sul versante calabrese che su quello siciliano, sta a 70 metri d'altezza. Il che significa che se io devo andare a imboccarmi dentro al ponte, supponendo che voglia raggiungerlo con la mia automobile, devo percorrere chilometri e chilometri, 10, 15, forse 20 chilometri verso nord per i reggini, prima di trovare una bratella che mi mette su, diciamo, sul percorso che porta al ponte. E quando avrò attraversato dall'altra parte, sarò arrivato a Messina, io mi troverò con la mia automobile a 70 metri d'altezza dalla città di Messina, dal suolo. E quindi per tornare al livello, diciamo, del costruito della città, devo percorrere anche lì decine di chilometri, poi uscire e poi tornare indietro. Insomma, ci sono dei svantaggi reali per i cittadini nel collegamento fra le due sponde, non ci sono dubbi. No, non voglio neanche entrare nel merito di quali sarebbero le ulteriori e maggiori difficoltà se invece di spostarmi con l'automobile volessi spostarmi col treno. Dovrei andare a prendere il treno, non si sa bene in quale lontana stazione, non si sa dove. E Professore, poi dica, ah sì. no, io, allora lei stava spiegando tecnicamente che è Sì. impossibile che si realizzi il ponte sullo stretto, ma non era, come stavamo dicendo all'inizio di trasmissione, spostare questi soldi, se ci stanno veramente, all'aeroporto dello stretto, ad altre infrastrutture di prima necessità, di grande priorità, perché noi non è possibile che per andare a Milano dobbiamo andare a Lamezia oppure a Catania per prendere un aereo. Quello di Reggio Calabria sappiamo benissimo
che la pista di atterraggio o di decollo è così piccola che è impossibile che alcuni aerei possano, ecco, atterrare o decollare dall'aeroporto di Reggio Calabria. Allora, ecco, se tecnicamente non si può fare, professore, come lei stava spiegando, che c'è più di 70 metri di dislivello addirittura, e quindi uno deve fare un casino per andare e poi prendere l'altra autostrada che collega la Messina a Palermo, oppure tornare indietro e fare chilometri e chilometri, oppure se io dovessi prendere il treno, perché nel progetto è previsto anche il passaggio Certo. del treno. Allora, non si capisce, come lei stava spiegando, non si capisce a quale stazione uno deve andare a prendere il treno. Allora io dico, ma i tecnici, professore, perché non dicono la verità? Perché non dicono che è impossibile che questo ponte venga, cioè si possa veramente realizzare? I tecnici, gliel'ho detto un attimo fa, sono persone che fanno un mestiere che è quello di progettare, di fare i direttori dei lavori e quindi immaginano che l'avvio di questa opera porterebbe per loro tanti benefici dal punto di vista Sì. dell'attività professionale. Certo, dovrebbero invece misurarsi con un po' di etica professionale e provare loro a dire quali sono, a smentire le cose che si raccontano, perché gliele voglio dire ancora due rapidamente, dal punto di Sì. vista tecnico, cioè strutturale, costruttivo. Questo ponte non si può costruire oggi, nessuno è in grado di costruire oggi un ponte con una campata unica di 3.300 metri, non esiste in nessun posto del mondo. Ci sono problemi giganteschi di calcolo, di materiale e di altre cose. Ci sono problemi connessi, per esempio, con il vento. Il professore Risitani, che per diversi anni è stato preside della facoltà di ingegneria a Catania, ha scafato, ha rilasciato un'intervista qualche tempo fa dimostrando che a causa del vento che è presente nello stretto, per moltissimi giorni all'anno, forse 70, forse 80, il ponte dovrebbe essere chiuso. Questo per dire una delle obiezioni di natura tecnica. Poi c'è anche l'altra, non c'è una lira per questo ponte che possa dire o far credere il ministro Salvini. Gli unici soldi che sono stati effettivamente messi sul tavolo sono pochi milioni, credo 7, 8, 10 all'anno, per la campagna pubblicitaria che lui deve fare a favore del ponte. Non ci sono altri soldi. E vengo al punto che lei ha detto. La cosa che desta effettivamente grande meraviglia, soprattutto pensando agli organi di governo della Calabria e della Sicilia, è che non ci si rende conto, sembra che non si capisca che tutte e due queste regioni hanno dei problemi enormi di carattere ambientale, di dissesto idrogeologico, di inquinamento delle fasce costiere, di speculazione edilizia che ha devastato molte città e tutte cose che richiederebbero una serie di interventi incisivi per fare in modo che quello sì migliori la qualità della vita dei cittadini, rigenerazione urbana, riqualificazione edilizia, sostenibilità ambientale e via dicendo. Niente di tutto questo, cioè queste due regioni continuano. Ah, la cosa più importante, ci sono delle reti di mobilità, sia ferroviaria che stradale, come lei ha ricordato poc'anzi, che sono a un livello ottocentesco, preunitario, in condizioni che in un paese civile non dovrebbe esistere. Vuoi in Calabria, dove non c'è l'alta velocità, ma dove ricordo che la linea ionica è una linea a binario unico, non elettrificata. Vuoi in Sicilia, dove per andare in treno da Palermo a Catania occorrono 4-5 ore. Insomma, problemi enormi che dovrebbero essere, che i presidenti delle regioni, le giunte delle regioni avrebbero il dovere di affrontare e invece contrabbandano, trascurando tutto questo, questa, diciamo, magnificenza del ponte che arriva. Siamo veramente in una condizione di, come dire, intollerabile comportamento da parte di chi gestisce le istituzioni nei confronti dei cittadini calabresi e siciliani. Vale anche per l'aeroporto, come lei ha ricordato, ma
vale per molte altre cose. Io sono veramente indignato di vedere queste posizioni per cui i veri problemi vengono trascurati, non vengono affrontati e si propone questo falso problema del ponte che dovrebbe risolvere tutto. Capisco che lo possa dire un ministro che non si intende di trasporti e che ha un interesse elettorale preciso, non capisco come possano tollerare questa cosa i cittadini calabresi e siciliani nei confronti dei loro amministratori. Professore, è vero questo. Lei ultimamente ha scritto un bellissimo libro, ecco, che recupera un pochino le parti, ecco, abbandonate del nostro paese, specialmente con ecco, le vecchie stazioni ferroviarie, e non solo. Ha fatto ecco, questo percorso, questo recupero urbano. Che è veramente una cosa meravigliosa. Allora bisogna puntare sul recupero sostenibile, sul recupero rurale, per fare turismo, per fare turismo ambientale, paesaggistico, culturale, anziché ecco, pensare a queste cose che non ne possiamo più parlare e sentir parlare di queste propagande che ormai siamo stanchi. E quindi gli italiani devono sentirsi dire facciamo questa opera, ma la facciamo veramente, la iniziamo e la completiamo, non che facciamo soltanto chiacchiere come siamo abituati noi italiani a dire al pare, promettiamo di certo e manchiamo sicuro. Allora ecco, diamo delle risposte. Io spero che il governo oppure i governanti ci diano ecco, una possibilità, una speranza, non dico a noi ma ai nostri giovani, perché il ponte, parliamoci chiaro, non lo vedremo noi, no, non noi e noi, i nostri figli e chi verrà anche dopo. Quindi finiamolo con queste cose, ma facciamo le cose che sono possibili farle. E l'abbiamo già detto tante volte e non ci stancheremo mai. Di dirlo e di comunicarlo a chi ci ascolta e spero che sono tanti. Professore, lei, ecco, come stavo dicendo, ha scritto un bellissimo libro che voglio che lei stesso faccia un piccolo accenno a questa meravigliosa opera da lei, ecco, creata e scritta. Sì, ho scritto questo libro che si chiama Rigenerare il bel paese e ha come sottotitolo La cura di un patrimonio dismesso e sconosciuto. E ho scritto questa cosa che sto studiando da anni e che applichiamo in alcuni corsi anche, perché diciamo, basta guardarsi attorno, ciascuno di loro può fare e vedrà, toccherà con mano che esiste un enorme patrimonio dismesso, fatto di stazioni ferroviarie, come le ricordava, fatto di caserme, fatto di edifici pubblici abbandonati, fatti di reti ferroviarie, 1500 chilometri di reti abbandonate, fatte di case cantoniere, di miniere, di cave, insomma un patrimonio enorme al quale ci dovremmo dedicare sia per evitare che diciamo, continui ad andare in degrado e quindi crei dei problemi di inquinamento, di costi e tutto questo, ma sia perché è la maniera per rispondere alle necessità che una città e che i cittadini hanno di avere cose nuove senza continuare ad occupare del suolo che dobbiamo ancora urbanizzare, portare infrastrutture, ma utilizzando quello che abbiamo in casa. La Svimez, che è l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, sta avviando proprio in questi mesi, su mia proposta, uno studio sulle aree abbandonate, dalle aree industriali abbandonate in Calabria. Sono una cosa gigantesca. Pensiamo solamente alla Montedison di Crotone, pensiamo alla Sire di Lamezia Terme, pensiamo alla vergogna della liquichimica di biosintesi di Reggio Calabria. Lì si deve lavorare, possiamo rigenerare l'ambiente, possiamo creare nuove
condizioni di vita e di qualità per i cittadini senza continuare ad occupare suolo nuovo. Potrei dire cose analoghe, per la Sicilia, pensando a Milazzo o altri posti. Ecco, il sogno, ma purtroppo si sta rivelando un sogno, sarebbe quello che i governanti a livello centrale e regionale, si dedicassero a questi problemi che possono portare veri benefici ai cittadini, invece di continuare a rincorrere questa, diciamo, sciocca, per non dire usare altri aggettivi, proposta del ponte sullo stretto, che non solo è inutile per quello che si racconta dovrebbe fare, ma è anche estremamente dannosa. Pensiamo solo al dissesto idrogeologico che verrebbe creato per tutti i cantieri delle costruzioni, pensiamo alla devastazione dell'ecosistema marino, da Gandrini da una parte al fronte calabrese, all'antica Cenide. Ecco, il libro è stato un grido d'allarme con queste cose. Mi auguro che qualcuno possa prenderlo. Certo, delle due una: o tu sei dalla parte di chi vuole rigenerare, riqualificare, rimettere in gioco il patrimonio dismesso che c'è in questo paese, oppure sei uno che si è iscritto a questa nuova compagnia di giro che propone il ponte sullo stretto. È vero, infatti il libro è Rigenerare il bel paese, la cura di un patrimonio dismesso e sconosciuto, scritto da Alessandro Bianchi e da Bruno Placidi. Eccolo qua, grazie, ringrazio la regia che lo sta, ecco, lo sta mostrando. Professore, è vero che abbiamo un patrimonio ecco, artistico, culturale e ambientale, unico al mondo. Ecco qua, ecco, mi sarei aspettato, che il governo intervenisse ancora di più e che si parlasse ancora di più, su questo settore, sui beni culturali. Abbiamo veramente un patrimonio. Ricordiamo ai telespettatori che quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'India, cioè l'Indias, il Michelangelo nel 1508 dipingeva la Cappella Sistina, ecco, quindi il nostro patrimonio è invidiabile a tutti. E questo libro del professore Alessandro Bianchi veramente è una guida per chi ci governa per intervenire su questi settori, che non sarebbe, ecco, male creare degli ecomusei, creare una rete fra di loro, cioè creare veramente un itinerario artistico, culturale, ogni stazione dismessa oppure un sito dismesso, metterci qualcosa dove la persona, il visitatore può andare a visitare. Qualcosa veramente di bello, di innovativo, che a noi non ci manca e che abbiamo tanto da mostrare. Professor Alessandro Bianchi, l'ultima battuta, che siamo quasi giunti al termine della nostra trasmissione, e vorrei che lei dicesse ai nostri telespettatori un suo pensiero sul ponte dello Stretto di Messina. Il pensiero ho cercato di esprimerlo in tutta questa nostra conversazione. È un'opera che non si può realizzare, oggi non si sa, non ci sono le conoscenze dal punto di vista ingegneristico, strutturale, dal punto di vista tecnologico, dei materiali, non si è in condizione di costruirlo, punto uno. Punto due, non c'è un euro per la sua costruzione, perché né in sede nazionale né in sede europea ci sono stanziamenti per questo. Quindi la concepisco solamente questo ritorno di fiamma come una speculazione, diciamo, ai danni sostanzialmente dei cittadini. Se noi volessimo fare le cose che lei richiamava prima,
valorizzare il patrimonio artistico straordinario che abbiamo, valorizzare i caratteri ambientali e paesaggistici che sia la Calabria sia la Sicilia hanno tra i più importanti, non solo in Italia, ma direi in Europa e nel mondo. Se volessimo rigenerare quel patrimonio che io ho richiamato nel libro e che sta lì dismesso, abbandonato, degradato e potrebbe tornare in gioco, ecco, potremmo fare tutto questo. Se invece continuiamo a mistificare il fatto che arriverà un ponte che non si può fare e che questo sarà il beneficio per i cittadini, in realtà sa che cosa succederà nuovamente? Che non si faranno le cose che si possono e che si dovrebbero fare, continuando a dire che si farà questo. Le faccio un ultimo esempio. Lei sa qual è la condizione dei traghetti sul versante di Villa San Giovanni? Lei sa che un tir che parte dal centro della Germania, dopo aver percorso migliaia di chilometri, per imbarcarsi si deve infilare in un sottopasso largo poco più di 6 metri a doppio senso di circolazione, una cosa assolutamente inaudita, che una persona per andare a prendere un traghetto deve percorrere pezzi, di strada che non sono controllati. Tutto questo perché? Perché negli anni, nei decenni ormai, non si sono fatti piccoli accorgimenti locali? Io me ne sono occupato in parte quando ero rettore della Reggio Calabria per sistemare almeno il piazzale per i mezzi pericolosi e infiammabili. Ci sarebbero due o tre accorgimenti molto semplici che faciliterebbero enormemente l'accesso ai traghetti e quindi come. Perché non si sono fatti? Perché ogni volta che si tocca questo argomento c'è qualcuno che dice no, ma facciamo il ponte sullo stretto e quindi tutto si risolve. Certo. Continua questa grande mistificazione. Grazie professor Alessandro Bianchi, ricordo ai telespettatori che è stato ministro dei trasporti ed ex rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Grazie per la partecipazione professore, grazie ancora. Rimanete sul canale 77 per seguire la programmazione di Teleclub Italia e noi ci vediamo il prossimo sabato sempre alle ore 21.